Ciao amici! Bentrovati! Insomma, dove cazzo è andato? Sul PlayStation Store? Buon pomeriggio e benvenuti nel nuovo corso del canale. Ieri sera avevo promesso che avrei iniziato, che sarei tornato a fare le live come un tempo, quindi senza webcam, solo microfono, e invece è cambiato tutto. Oggi ho avuto la pazienza di creare tutto questo ambaradan di overlay e di transizioni, overlay incredibili. Quindi da oggi parte il nuovo corso del canale. Spero piaccia. Ci tengo molto. Veramente tanto. Ancora un po' tutto da sperimentare, ci sono delle cose che non so se sono attive o meno. Soprattutto gli alert sono quelli vecchi, ma non so se ce ne sono anche di nuovi che vanno disattivati o magari vanno impostati, non lo so. È cambiato tutto, ho cambiato anche le dimensioni della chat, quindi è tutto in divenire in questo momento. Però, secondo me ho fatto un buon lavoro. Purtroppo oggi ho perso mezz'ora di tempo, se non di più, di live, perché io sono partito ai 25 preciso, 4:25 preciso, sono le 17 adesso. Perché questa cosa? Perché non funzionava più il segnale dell'HDMI, non me lo rilevava più. E dico, ma che è successo? Com'è possibile che non lo rilevi più? Sono stato lì a staccare, riattaccare, staccare, riattaccare e mi è venuto il dubbio che si fosse brasato di nuovo il cavo, perché in realtà mi era già successo in precedenza, ormai qualche mese fa, e avevo dovuto riacquistarne uno nuovo, più uno switcher per cambiare praticamente segnale HDMI da un monitor all'altro. Fatto sta che dopo ben mezz'ora di nulla, di frustrazione più totale, mi sono reso conto che la donna delle pulizie, pulendo, aveva tirato i fili e ha staccato la scheda d'acquisizione. Quindi non si vedeva non c'era il segnale per questo motivo qui, perché la scheda era staccata. Ma me ne sono accorto troppo tardi. Quindi mi girano altamente le balle. Ma fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene, tutto si è sistemato. Pensavo fosse il bot. Eccomi. E quindi si gode con Hogwarts Legacy. Probabilmente devo mettere più verso di qua. Devo essere bello centrato. Però io gioco così, quindi il microfono mi deve stare davanti alla faccia. Ecco qua. Quindi oggi partiamo con questo nuovo corso.
tra 6.000 virgolette, perché poi alla fine il canale è sempre lo stesso, le cose che faccio sono sempre le stesse, cambia veramente poco, però con le nuove grafiche, che è sempre bello. Transizione. Molto figa, eh? Perfetto, allora. Hogwarts Legacy, vai. Spero che sia tutto in ordine per il resto. Hai qualche novità su Sylvanus Sergio? Allora, questa c'è. Che ho fatto? No, dai, non è possibile questa cosa. Non voglio fare i duelli. Allora, io non ho giocato più da ieri. Quindi ripartiamo esattamente dove abbiamo interrotto ieri. Io stavo esplorando questa cittadina, che non mi ricordo neanche come si chiami. Che città è? Crackcroft. Ok, la stavamo esplorando perché dobbiamo raccogliere l'ultimo Demiguise, o l'ultima luna di Demiguise nascosta. L'ultima che ci resta, intanto è rimasto... dobbiamo ucciderli, perché sennò questi menano la staporaccia e io non posso aprire porte. Comunque sta roba è imbarazzante, è veramente imbarazzante. E là? Confringo! Descendo! Ah, è volato via. Questa è una roba veramente imbarazzante. Posso sentirmi libero di esplorare quello che voglio senza che mi sponino nemici in città? Poi magari... ha un senso a livello di lore, ma non credo, perché lei non dice niente, sta lì e si fa picchiare. L'altro c'è ancora? Signora? Oh mio Dio, non mi dire che si è buggata, ti prego. Magari è precipitata dentro le rocce. Ah no, eccola qui. Sta tornando. Meno male. Che rischio. No, oh, sellatura di livello 3 addirittura. Chiaramente oggi è una bella giornata. Volevo tenere un po' la finestra aperta anche per cambiare un po' aria, per assaporare, per sentire... questo profumo primaverile che inizia a sbocciare, a sentirsi nell'aria. E ovviamente proprio oggi ci sono 6.000 giardinieri che lavorano tutti insieme. So riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. Ma potrebbe non essere così d'altronde. Scusate, ma io continuo a essere super raffreddato. Bello questo. Bello. Speriamo sia bello. Però è arancione, quindi. In linea di massima, se non è bellissimo, dovrebbe comunque essere più o meno bello come gli altri che abbiamo. Ho una missione nuova? È quella che mi ha dato la signora l'ultima volta, sì. Revelio.
Allora, qui abbiamo una prova di Merlino, però io la farei più tardi. Finiamo prima di esplorare la cittadina. E cerchiamo... Eccolo là, il Demiguise. Guarda che bastardo, lo vedo. Ti vedo, eh? Non so. Revelio. Ti vedo. C'è anche un campanellino da qualche parte. Ora sei mio, Demiguise. Tra un pochino, aspetta un attimo. Ma è pure aperta la porta. Revelio. Raccolta notturna, ci siamo. Trova tutte le statuette di Demiguise. Perfetto. Possiamo riportarle al custode di Hogwarts, ma dopo. Prima dobbiamo assolutamente terminare quello che abbiamo iniziato. Ovvero nulla. Praticamente niente, dobbiamo però esplorare tutto per bene. E dobbiamo capire questo scampanellio maledetto da dove proviene. Settembre 1871. Cara Susan, quanto mi mancano le scogliere e la brezza marina di Crackcroft. Ripenso alle nostre passeggiate lungo la riva e alle piacevoli conversazioni dinanzi a una tazza di tè, o forse, dovrei dire un boccale di idromele. Temo che sarò lontano per altri 3 mesi almeno, ma dovrei essere di ritorno per Natale se tutto procede per il meglio qui a Londra. Ti prego di porgere i miei riguardi alla tua cara madre. Dille che mi manca la sua torta alla melassa. Tuo, William. Ma scusami, è una lettera d'amore e l'hanno appesa alla bacheca della città? Revelio. Un po' di privacy. No? Sembra un posticino grazioso. Alo, Mora! Allo, bionda. Maledetto raffreddore. Revelio. Gli interni delle case sono meravigliosi. Sono tutti super dettagliati. Si somigliano, spesso e volentieri, cioè non sono tantissimissimissimi quelli diversi. Un manico di bacchetta. Però ognuno ha una sua... capita spesso che ognuno abbia un suo tema. Sono veramente fighi. Freccia marrone. Un'impugnatura in legno sapientemente intagliato, con una punta tagliente alla base. Altro. Sì. Lettera d'amore trovata a Crackcroft. Una lettera d'amore di William a Susan, nella quale lo scrivente esalta i pregi di Crackcroft e la torta alla melassa della madre di lei. Signora madre di Susan, se vuole farci assaggiare la sua torta alla melassa,
io sono assolutamente disponibile. Tra l'altro io la melassa non credo di averla mai mangiata, quindi... Ok, è dolce, ma... Magari mi fa schifo. Scaffale per strumenti da pozionante. Uno scaffale pieno di strumenti da pozionante. Bene. Più che onesto. Revenio. Adesso cerchiamo pure di capire dov'è sto documento. Dov'è la porta? Revelio. Ah, noi siamo partiti da lì, eh? Noi siamo partiti da lì. Quindi ci siamo quasi ormai. L'esplorazione. Allo Mora. Revelio. Freccia, vortice rosa. Un'impugnatura a vite di colore rosa e oro, con un'elegante punta alla base. Bello, è bellissima questa. Mi sta malissimo con il colore della mia bacchetta, ma è veramente figa. Comunque, abbiamo trovato tipo 10 impugnature solo in questo villaggio. C'è un problema di... nella distribuzione del loot che è imbarazzante. Veramente imbarazzante. Revelio. Qua? Non c'è stato perché non c'è niente. Potrei aver finito di esplorare. Però mi puzza il fatto che... qui non ho aperto. Perché era di livello 3, ok. Sì, abbiamo fatto il giro completo allora. Revelio. Allora, la pagina si trova qui. Da quest'altra parte. Chissà chi ci vive qui. Vive tua sorella. Le galline! Sciapiamole! Ah, forse... ah, è l'albero. L'albero. Eccolo. Grande albero frondoso. Questo meraviglioso albero ha fatto da dimora innumerevoli asticelli, fate e si dice perfino un paio di ogurei. I più lo apprezzano semplicemente per il conforto della sua ombra. E beh, è un bell'albero, d'estate sicuramente ci si sta bene sotto. Perfetto, io direi che non abbiamo più nulla da fare qui se non la prova di Merlino. Dopodiché ce ne possiamo andare. Anzi, ne approfitto. L'uomo dietro le lune, così ce l'abbiamo pronta. Che sia una prova di Merlino. Ah, i calderoni. Ah, ne abbiamo uno lì. Poi?
Dove sono gli altri? Uno è qui. Uno è lì? No. Però devono stare per forza qui intorno. Non credo che sia solo quello. Confringo. Ah, questo è bello lungo, quindi immagino che gli altri siano lontani. Eccolo lì, guarda dove sta. Piccola canaglia odiosa. Uno è qui e uno è lì, ok. Spero siano questi tre. E basta. Confringo! Merlino stesso ne sarebbe fiero. Bravo, ottima prova, Lemas. Perfetto, ci ho detto, ragazzi. Tanti cari saluti. Torniamo a Hogwarts. Dove non lo so. Non mi ricordo. Qui? No. E qui? No. Dove cazzo è? E qui? Sì. La reputazione di Duncan dipende da te. Stai tranquillo. Ma chi è? Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Ma chi è Duncan? Signor Moon? Salve, signor Moon. Ah, salve. Hai rimosso altre statuette di Demiguise? Ho un po' di lune per lei. Ho un po' di lune per lei. Santo cielo, non hai battuto la fiacca. Incredibile, grazie. Puoi affrontare l'ultima lezione di Alomora. Dopodiché, nessuna serratura potrà mai fermarti. Hai fatto ciò che ti avevo chiesto. Vorrei tanto sapere chi ha piazzato queste statuette dappertutto. Ahimè. Se ne trovi altre, rimuovile senza problemi. Farai un gran favore al tuo povero custode. Se scoprirò chi è il bullo che ha architettato questo scherzo crudele, te lo farò sapere. Grazie di nuovo per tutto l'aiuto e per tutta la tua tenacia. Ora che hai imparato Alomora, nessuna serratura potrà più fermarti. Però continua pure a cercare le statuette di Demiguise e rimuovere le lune, se ti va. Attendi di avere notizie da Gladwyn Moon. Ho raccolto tutte le lune che mi aveva richiesto il signor Moon, ma ciò non l'ha aiutato a capire chi sia il responsabile. Ha detto di attendere che mi ricontatti. Va bene. Abbiamo Alomora 3, che è tanta roba, devo dire. Ok. No, aspetta che abbiamo delle sfide nuove completate. Mantello da esploratore delle Highlands. Un mantello da intrepido esploratore con sfumature verde smeraldo, ottenuto collezionando pagine della guida pratica nelle Highlands. C'è quella che abbiamo letto. Pacchetta. Perfetto. Prossima missione. Facciamo il salvataggio di Rococò. Per trovare Rococò devo prima localizzare il castello appartenuto alla defunta Henrietta. La signorina Coffey mi ha detto che è a sud di Bainburg. Trova il covo di Henrietta. Livello consigliato 25. Ricompense oro e aspetti. Dai.
Allora, noi dove dobbiamo andare? Giusto per capire. A sud. Tantissimo. Okay, dobbiamo andare qui. Quindi passiamo sicuramente da qua. Però prima. Stanza delle necessità. E dobbiamo rivelare. Non mi viene mai il termine. Dobbiamo identificare dell'equipaggiamento. Oh la madonna. Allora abbiamo un mantello, una sciarpa. Un mantello e due sciarpe. Quanti fanno schifo. Un mantello e due sciarpe. Vediamo un po'. Ah, la sciarpa prima di tutto. Più 6 attacco è questa. Ah, questa è più 12 attacco perché era a livello 30. Greve. Sciarpa blu reale del petardo cinese. Danni inferti con diffindo aumentati. Ruccia. E il mantello. Più 6 attacco. Danni inferti con i cavoli carnivori cinesi aumentati. Molto elegante. Marsina decorata. Molto bello. Veramente molto bello, caspita. Clippa un pochino l'abito sotto. Però è veramente fico. Ok, possiamo andare. Mappa generale. E si vola, baby. Passiamo da qui. E ora che combini? Vabbè. Lo sempre io. Ormai siamo amici. È ora di fare un giretto. Fare una cosa che ci fosse. Non si sa mai. Questo è il castello in cui la signorina Coffee ha perso il suo snaso. Ora devo solo trovare il modo di entrare. Magari senza farci vedere, che ne pensi? Sembra che io non sia il benvenuto a Hogsmeade. Come biasimarli dopo tutte le... Revelio. Dunstan Trinity. Mortacci sua. Proviamo a farlo stealth, non lo so perché comunque dobbiamo batterlo lui. Ashwinder, meglio trovare un modo per aggirarli. No, no, no. O magari eliminarli. Gli altri sono fattibili, è lui che è forte. E dai. Quello se n'è accorto, ma poco importa. Vai via, scemo. Cosa è stato? Dove sei, coniglietto spaurito? Hai paura di... Ah, non ti è bastata. Revelio. Non è così che volevo andasse la cosa. Chissà chi ci viveva qui. Credi custodatus. Revelio. Ti troveremo. Beh ragazzi, su, perdete interesse. Sì, sono stati con me. Bravissimi. Se l'hai svignata.
presto porterai i segni della mia ira. Contaci. Più che altro vorrei eliminare prima loro, perché lui è veramente forte. Non c'è serratura che possa fermarmi. Quindi vorrei evitare di avere gente fastidiosa che possa intralciarmi. Meglio dare un'occhiata da vicino per sicurezza. Ho adocchiato un paio di borghi nelle vicinanze. Oh, che piacevole sorpresa. È rimasto? Rivelio. Oddio! Ma tu che ci fai lì? Come mai sei insospettito? Se non ci sia nessuno, non sono in vena di uccidere. Rivelio. Allora, in realtà ci sono altre persone, però non qui. Se prendiamolo di soppiatto. Gli leviamo un po' di vita almeno. Rallenta un Boyash Winder dopo che ha evocato un fulmine. Non ce l'ho il Boyash Winder. Oh no. Seguito con attenzione le lezioni di difesa contro le arti oscure. Cieco, su per di giù. Azzo. Incendio. Credo. Perdendo vita a caso. Tu sei un boiano. Incendio. Ti avviano in quel posto. Beh, purtroppo il boia non c'era. Rebellio. Not my fault, amici. Ok. It's time to explore. C'è anche un una prova di Merlino, vedo. Cos'è questo? Ah, fa parte della prova, sicuramente. So cosa significa una prova di Merlino. C'è anche un lunario lì. Allora, che ci devo fare con questi che non mi ricordo? Tazzo. Che non mi ricordo. Forse non l'ho mai fatto. Vingardium Leviosa. Allora. Levioso. Descendo. Confringo. Ah, vanno spaccati. Revelio. Madonna. Pensavo ci fosse la strada. Confringo.
Ma depulso funziona? Per esempio? Depulso! Assolutamente no. Confringo! Revelio! Lì c'è un troll. Salve. Fa il falò in spiaggia. È un troll giovane. Queste rocce hanno visto giorni migliori. Me ne manca una. Però lì. Vediamo se riesco a prenderla da qui. Confringo. Ecco fatto. Risolto. Dai. Buono, guys. Perfetto. Revelio. Oh, esploriamo un po'. Ah, qua c'è l'ingresso per il covo. Ottimo. Lo cercavamo. Trovato subito. Cavoli di astronomia possono essere usati solo di notte. E qual è il problema? Ecco uno di quei tavoli menzionati dalla professoressa Shah. Allora. Dai, che ci siamo. Ecco. Sagittario. Revelio. Io direi che abbiamo esplorato più o meno tutto qui. Fuori. Quindi possiamo andarcene tranquillamente nel covo. Spero che gli Ashwinder non abbiano fatto del male a Rococo. Rococo! Trova Rococo! Rococo è stato qui di sicuro. Ci sono mucchietti di monete dappertutto. Ora devo capire dove si è cacciato. Revelio! Per la barba di Merlino, dove mi trovo? Confringo! Ma dai, mira bene. Ma mira bene! Mannaggia la miseria. Mi farà arrabbiare. Revelio.
Delle monete. Quello snaso si è lasciato dietro una bella scia. Confringo! Lo fai apposta? Aha! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! È Leviosa? Non Leviosa... Ci siamo. Deve esserci un passaggio. Sbagliato? Accio! No. Wingardium Leviosa. Ah, forse li devo attivare. Confringo! Uno. Questo è ghiaccio. Glacius. Ecco fatto. Matt, ho visto che sei in chat, ma mi hai scritto per caso? Perché a me non compaiono i messaggi se mi hai scritto, sono un po' perplesso. In caso non dovessi risponderti, me lo puoi dire su Telegram? Così bestemmio. Rebe- Spero non sia così. Ashwinder. A Marunwim non c'è niente che valga la... Vedete, la nebbia è nostra amica. Ma anche noi dobbiamo... Queste monete devono provenire dallo snaso della signorina Coffee. Per evitare un soldato Ashwinder per interrompere il suo lancio di espulso. Un soldato. Il boia ci serve, no? L'oratore nemmeno. Questi li possiamo eliminare. Ah no, questo è cattivo! Aiuto! Ecco il soldato. Poi disarma un nemico. Expelliarmus mi sa che non l'ho equipaggiato. No. Lo mettiamo qui. Si è fatto fuori da solo. Bombarda. Ma come bombarda? Scusa, puoi venire qua invece di fare Petrificus Totalus? Revelio.
No, come sono pieni? Ma ho appena venduto tutto. Scusa, ma quanta roba ho preso? Come fanno a essere già pieni? Ho 28 robe. Ciao Mimi. Ciao Mimi, bentornata. Ma sono veramente pieno carico. Greve. E mo che cazzo faccio? Mi tocca distruggere roba, per forza. Tutte le cose verdi. Com'è andata oggi? Signorina Mimi? Meno male. Mi stavo preoccupando che non funzionasse più la chat, sai, perché vedevo che c'erano il prof e Matt e me non scrivevano. E mi è venuto il dubbio che facesse come ieri e non funzionasse più nulla. Fortunatamente non è così. Sei la mia... come si dice? Sei la mia prova del 9, che non è così. Immagino. Più va avanti, più è peggio. Dunstan Trinity. Dunstan è un abile borseggiatore che si è sempre dilettato nell'arte del furto con destrezza. In effetti, sono state le sue dita di velluto a condannarlo a un'esistenza senza amici a Hogwarts. Ah, perché lui trafugava, rubacchiava anche a scuola. Come mai non devi cucinare il pranzo? Fai dalle 13 domani, che succede? Fai il pomeriggio? O l'hai già fatto? Il pranzo. Proviamo tutto. Ribellio. Pomeriggio, quindi. Mimi, ma non noti nulla di nuovo? È una domanda falsa, in realtà. Mi è bloccato. Ah, fai dalle 13, ok. Non sono solo lì sotto, ma non hai visto il resto dell'HUD della live? Il layout nuovo? Ho fatto dei cambiamenti. Che bella questa statua. Poi ti faccio vedere bene gli altri cambiamenti che ho fatto, eh? Le altre schede. Io vorrei spegnere questa fiammella, perché qua dietro c'è chiaramente uno scrigno. Solo che adesso mi inculo, perché la fiamma è accesa. La devo spengere? Ok. Revelio. Ma qui si può entrare. Vale la pena entrare? Aspetta. Forse sì, forse no. Vediamo. Revelio. Da sta roba. Revelio. Ah, ok. Però, perdonami. Perché non si distruggeva? Allora, serve il fuoco. Quindi. Accio, grazie. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. E incendio. Incendio. Revelio. Poi.
Ci sono dei versi abbastanza ambigui. E abbastanza inquietanti. Revelio! Se seguo la scia di monete, troverò di certo quello snaso. Sì. Là c'è un cattivo. Esploratore. So di non essermelo immaginato. Non si è accorto. Non possiamo fidarci di Ranrock. Da retta a me. Dai, vieni qui. Secondo me cade questo. Forse quello che sento è la mia. Hai liberato tu Nora Treadwell, vero? Stai per pentirtene amaramente. Vabbè, dai. So che sei tu la canaglia che ci ha rubato l'ippogrifo. Ti stavamo cercando. Ma perché non viene? Dove sei, coniglietto spaurito? Che terribile marmaglia. È stato terribile, è una trappola Reveglio. Terrificante. Beh, è stato inglobato nella parete, ma siamo pazzi. Io come passo qui? Beh, muoio chiaramente se passo qua sopra. Ashwinder. Mi giro un attimo e cosa succede? Braccio non ce la fa più lui. Questi Ashwinder. Sì, tranquilla, Lurka, Lurka tranquillamente. Non te preoccupa. Tu, Lurka. Vai con calma. Allora, amici Ashwinder, divertiamoci. Disarma un boia Ashwinder mentre si prepara a evocare un fulmine. Non c'è il boia, ragazzi. Usa una mandragola contro me. Forse quello? No. Morirai prima di avere l'opportunità di infliggermi un colpo di... Dov'è quell'elmo goblin? Furfante. Guarderò la luce del fuoco. Incendio! È tutto! Expelliarmi! Sei tu che te ne vai in giro alla gente. Te la farò pagare. Expelliarmo. Usare la mandragola. Sei messo in mezzo tra noi e quella. Espulso. Sarà ancora più male domani. Sempre così. Tazzo! Incendio! Prego! Defulso!
È arrivato il boia, questa è la mossa sua. Eccolo qua. Ottimo. Ciao Simo, buon pomeriggio. Come stai? C'è qualcun altro? Revelio. È quello? Cazzo, non l'ho preso. E te povi è qua? Ale. Credo che tu stia interferendo in una questione che mi interessa da vicino. Le statuette di Demiguise e le lune che contengono sono state messe dove solo per un buon motivo. Non dovresti mischiarti in faccende che non ti riguardano. Non credo che il signor Pemberton intendesse usare la sua carta da lettere. Deve sapere qualcosa sulle lune dei Demiguise. A quanto pare si trova a Hogsmeade. Forse dovrei fargli una visita. Che deficiente! Cioè, questo ha utilizzato la sua carta da lettere per inviare a me un messaggio anonimo. No, vabbè. E qua siamo veramente oltre i limiti dell'intelligenza umana. Ma bravissimo. Veramente un ritardato. Io sono molto raffreddato, Simo. Molto, molto raffreddato. Quasi a livelli imbarazzanti. Ma io veramente non ci voglio credere. Tra l'altro è figo perché questa è un'altra missione. Cioè non è quella che sto facendo adesso. Io pensavo si fosse aggiornata la missione di adesso, perché la lettera è arrivata esattamente dopo che ho finito il combattimento. Invece era la missione delle lune. Allora, dobbiamo trovare i cubi da mettere qua sopra. Uno è lì. Ah, ok. Ma io come ci arrivo di là, perdonami? Perché ci sono anche delle cose da prendere. Mi sa che le cose da prendere non le prendiamo. Tazzo! Wingardium Leviosa! C'è il drop. Vediamo se riusciamo a prendere quel drop lì. Revelio! Tazzo! Sa che è troppo distante. Se mi avvicino. Purtroppo è andato. Pazienza. Allora, questo lo mettiamo qui. E ok. Adesso ci serve Revelio. Il cubo del fuoco.
Se serve qualcosa da mettere qui. Accio! Vingardium Leviosa! Revelio. Ah, qui c'è un altro cubo. Revelio. Questo è un cubo di ghiaccio. Non è quello che serve a noi, quindi mi sa che questo me lo devo portare appresso. Accio! Vingardium Leviosa. E qua ci va quello di fuoco, però. Non quello di ghiaccio. Senti un po', ma io posso portarmi appresso i cubi vecchi? Dov'è che stava? Dov'è che stavano? Ma il cubo che ho messo qui prima dov'è? Ragazzi, cioè non è possibile. Revelio! Ho messo un cubo qui prima. Ah, stanno lì. Non c'è il cazzo. Allora, mi serve quello... Sapete che lo possa prendere. Mi serve quello di fuoco. Accio! Quanto è... Quanto è... pesante. Però questo non mi aiuta. Perdonami, eh. Questo chiaramente non può andare. Beh? No. Ah, questo di qua non lo posso portare. Quindi c'ho un cubo di ghiaccio. Che ce faccio? Che cosa ci dovrò fare? Lo posso mettere lì, un Vingardium Leviosa, forse. Accio! Vingardium Leviosa! Faccio così. Lo lascio cadere. Ah, ok, perfetto. Revelio!
posso fare altro. Forse posso prendere quello. Accio! Wingardium Leviosa! Incendio! Oh no! Revelio! E là! Accio! Incendio! Revelio! A meno male, sono contento, Mimi. Tutti i maglioni che hai preso. Molto contento. Soprattutto che siano meravigliosi, perché sarebbe stato scomodo altrimenti. Però io qui non ho altro da fare. C'è qualcosa che mi sfugge. Non capisco. Allora, torniamo di là. Tanto qui abbiamo fatto tutto. Qui sono stato. Qui come ci vado qui? Flipello! Accio! Wingardium Leviosa! Ma non vale, ho messo... Ma ho messo questa apposta! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Ah, non funziona, perfetto. Quindi io che combino? Come torno di là? Diciamo fossero stati un pelino meno aderenti sarebbero stati meglio. Vabbè. Già il fatto che ti piacciono comunque è tanta roba. Revelio! Secondo me devo andare lì. Io devo andare lì e recuperare la roba. A parte che qui mi è scomparso il cubo. Io non so che fare. Ah no, è ritornato lì. Ok. Expelliarmus! Vabbè, l'importante è quello, se sono belli. Revelio! Il resto conta poco. Cioè, se io lo metto qua, questo fa qualcosa? No. Chiaramente no, perché mi serve un altro cubo. Il problema è che un altro cubo non ce l'ho. Amici, sono bloccato. E non posso portare il cubo qui. Tra l'altro, peggio mi sento. O c'è qualcosa da fare qui, con questa parete qua? Però io attraverso le pareti il cubo non lo vedo. Cioè il cubo è chiaramente lì. Il cubo è chiaramente là. È quello. Ma come diavolo ci vado di là?
Revelio. Expelliarmus. Bombarda. Ripendo. Azzo. Wingardium Leviosa. Revelio. Incendio. Ma poi questa che magia è, secondo voi? Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Confringo. Il cubo dici da spostare, Simo? Perché il cubo in teoria va lì. Mi serve un altro cubo da mettere su quest'altra piattaforma. Mo, l'altro cubo è lì dietro. Revelio. Ma io non so come arrivarci lì. Cioè, non vedo nulla di utilizzabile. Non c'è proprio niente. Signora, mi aiuti lei con il suo sole. Non so proprio che pesci prendere. Ma senti, ma se io ad esempio diventassi invisibile, la butto là. Non credo serva a qualcosa. Hai visto che per un attimo è comparso qualcosa? Ah, c'era un drop. È il drop del tizio di prima che è morto, mi sa. Però lì c'è qualcosa. Ma dai, che cazzo, ma perché? Non farmi perdere tempo. Arresto un momento. Ah, questo mi permette di passare. E ok. Revelio. Ma non mi aiuta a fare altro. Quanto dura sto incantesimo? Oh, io vi giuro, è la prima volta che mi blocco veramente su sto gioco. Non mi sono mai bloccato, mai. È la primissima volta questa e non ho idea di cosa devo fare.
Lucky! Incendio! C'è un modo per avere entrambi di qua, vero? No. Non c'entra niente questo. La statua. La statua ha qualcosa che non va. Cioè, chiaramente questa statua serve a qualcosa. Incendio. Però la fai. Aspetta. Ah, forse devono essere tutte e due accese. E la vado con quell'altra. Mi sa che se si girano sono automaticamente accese. Possibile? O se l'altra è accesa vuol dire che si accende automaticamente quando si gira. No, ok, è spenta. Perfetto. Allora adesso questa la... l'accendiamo. Incendio! Poi... usciamo con questa. Accendiamo questa. Poi usciamo e rientriamo. Però scusami. Gardium Leviosa. Accio. Gardium Leviosa. No, non fa pressione. Non serve a questa cosa. Mi avvicino, compaiono delle rune. Io mi sto quasi arrendendo, sinceramente. Non so veramente che pesci prendere. Cioè, che vuol dire sta cosa? Che vuol dire sta runa? E una è qua, una è di qua. Non serve a niente calpestarli. È proprio inutile. Revelio. Ma lì, per esempio. Perdonami. Ma questa cosa qui. Questo cubo che io ho messo qui, a che serve?
Perché io l'ho messo, ma... A che pro? Cioè, che significato ha? Faccio! Wingardium Leviosa! Non venite con me che c'è qualcosa di strano? Incendio! Faccio! Wingardium Leviosa! Lo potrò portare appresso? Vediamo. Arresto momento. Faccio. Wingardium Leviosa. Succede che sono bloccato, ma forse ho trovato il modo per sbloccarmi. Sono 3 ore che sto su sto pezzo. Per la prima volta mi sono bloccato su sto gioco. Però dovremmo esserci. Tra l'altro è figo. Come mai cade così lentamente? È super figo il fatto che è animato. E non hai visto le altre cose, tra l'altro, ancora, le altre schede. Ma come mai cade così lentamente? Che succede? Lo devo attivare? Sì, lo devo attivare. E in che modo? Beh, che simbolo è quello? Cosa... Che tipo di magia serve? Bombarda! Incendio! Io non capisco, giuro che non capisco. La magia antica? No. Datemi una mandragola, porca puttana. L'ultima che avevo, tra l'altro. Vabbè, almeno te puoi riposare, non devi stare lì a segnarti tutte le cose. Allora. Io non so che simbolo sia questo. A me sembra quello della magia antica, però non vorrei... Non vorrei di stronzate. Non vorrei di cazzate, però mi pare quello della magia antica. Ma... Anche fosse, come lo utilizzo? Ma non è quello della magia antica. È levioso! Non mi dire che è levioso, ma ammazzo. Non mi dire che è levioso. Levioso! Ma vaffanculo. Era una piuma. Era una piuma. Revenio. Ma santo cielo. Vabbè. L'importante è aver risolto. Oh, se metto le mani su quello... Eccolo snaso. Qui! Abbiamo trovato lo snaso! Rococò! Ciao Rococò, mi sei costato tipo tutta la live, cazzo. Se non ne sei in mezza. Cioè. Portacci tu a Rococò, lasciatelo dire. Non andartene in giro, dammi i soldini che hai trovato. Revelio.
Guarda, guarda quanti ne ha accumulati qui. Poi alla fine sembrano tanti, ma non lo sono. Ah, guarda come sono ben vestito. Guardate entrambi. Vi piace il mio outfit? Io lo trovo molto figo. Una o due targhe delle regole. Una o due targhe con regole per infondere il rispetto dell'ordine. Figo, eh? Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Anzi, mo lo dobbiamo pure catturare. Cioè, catturare. Lo dobbiamo salvare. Ah, ah, ah. Guarda come scappa. Ho fatto una cazzata. Nasino? Ve lo faccio vedere da vicino. È caduto già! Si è fatto il bibi! Niente, è andato troppo distante. Su, coraggio, sto solo cercando di aiutarti. Descendo! No! Poverino! Ho sbagliato magia. Sapevo fosse così stancante catturare uno snaso. Torna da Agnes Coffey. Ho recuperato Rococo. Ora devo lasciare il castello e tornare dalla signorina Coffey a Bamburg. Revelio! Ho sbagliato. Non volevo sbatterlo per terra con quella violenza. Ho sbagliato il tasto. Dove siamo? Ah, siamo all'ingresso. Madonna, che level design. Acciderbola. Ma di là c'è roba? Oh. E lì sì, però. Aspetta, lì mi sono perso qualcosa, amici. Revenio. Perché qui è bloccato. Aha. Meglio fare attenzione a dove metto i piedi. Tazzo! Il gatto in leviosa! Revelio! Ah! Che palle! Però qualcosa di verde? Chiaramente. Accio! Defunzo! Non si apre, amici, non si apre. Come mai? Revelio! Il cazzo, faccio il giro, guarda, piuttosto. E ho sbagliato. Revelio. Ah, questa non me l'aspettavo mica. No, non me l'aspettavo affatto. Lapis.
Revelio! Ah, qui c'è una porta. Cos'è? Una segreta? È un carcere? Come torno indietro? Incendio! Ah, ok. Poi è bloccato. Andiamo a restituire il povero Rococò alla legittima padrona. C'è una missione secondaria qui. Al suono delle campane. C'è un oggetto prezioso nel covo di Henrietta. Devo scoprire di cosa si tratta. Trova l'oggetto. Ricompense, aspetti. Scusa, ma quando me l'ha data questa missione? Cioè, quando è comparsa? A caso? Cioè, se non avessi visto su una mappa che c'era la missione, non me l'avrebbe mai detto. Prova l'oggetto. Arresto momento. Ah, ma certo, mi ero dimenticato. E queste sono dei nemici? Due nemici contemporaneamente. Ah, devi lasciar passare almeno una settimana. Descendo. È solo quello. Cazzo. Incendio. Arrivederci. E con questi ho finito. Ora posso cercare Rococò senza altre distrazioni. Ma si era buggata, ma dai. E che coglioni. Senti sti cazzi, tanto non può essere nulla di buono. Revelio. Allora, effettivamente c'era della roba qua dietro. E come ci vado lì? Maledetti! Come minchia ci vado? Questa missione è insopportabile. Accio! Vingardium Leviosa! Defuncio! Io non ho veramente la più palla. È un oggetto arancione, questo? No, sto cazzo. È vero, ho visto uno snasino, ce l'ho anche nell'inventario. Però io vorrei capire come completare sta missione e andarmene via perché non la faccio più. Revelio. Vorrei solo questo, nient'altro. Non ci sono passaggi, non c'è niente. Il nulla più totale. Ma come cazzo ci vado là dietro? Scusami.
Sono basito. Mi mangio... molto easy, devo dire. Molto easy, ma molto infastidito sono, perché... Quante volte mi ci sono avvicinato lì? In precedenza. E non si è mai aperto. Mai. Mi mangio un Raffaello. Per tirarmi su di morale. Resta fermo. Revelio. Madonna benedetta. Si esce. E questa cos'è? Una specie di mappa del tesoro. Questa missione è stata super contorta. Sono molto infastidito. Rococolo snaso. Mappa musicale. Una mappa che racchiude un mistero musicale. Seguiamo assolutamente una guida per risolvere questa, perché non c'ho proprio sbatti di cercare le cose da solo. Soprattutto dopo un pomeriggio del genere, guarda. Sono tutto tranne che pronto per fare una roba del genere. Andiamo, ce ne va. Arresto un momento. Ma poi sei un bastardo, mi hai attivato questa missione quando io ne stavo facendo un'altra. Dov'è? Oh. Allora, oh, stavolta indicatori non ce ne sono, quindi prendiamo e ce ne andiamo. Bainburg. Questo posto sembra uscito da un libro di favole. No, si è buggato. Va tutto a scatti. Aspetta, prova a riteletrasportarmi. Niente, si è buggato. Ottimo. Ma che cazzo succede oggi? Il mio povero Rococò. Signorina Coffee, ho trovato il suo snaso. Signorina Coffee, ho trovato il suo snaso. Oh cielo, davvero? Ah, grazie per il tuo coraggio. Ero davvero disperata. Come sta il mio dolce Rococò? Posso riaverlo? No, basta gattini, per cortesia. Basta gattini. Sono loro che buggano il gioco. Sono talmente tanti che fanno buggare tutto quanto. Lo terrò io. In realtà ormai si è affezionato a me, quindi lo terrò io. Cosa? Rococò è mio. Oh, avrei dovuto farmi coraggio e andarlo a cercare da sola. No, dai. Il suo posto è con lei. Non le porterei mai via, Rococò. La sua casa è qui con lei.
Ah, grazie, per un attimo mi hai spaventata. Non so cosa farei senza il mio piccolo cercatesori. Ecco il mio esploratore coraggioso, il mio cucciolo avido. Non vedo l'ora di riportarlo a casa. Grazie ancora per ciò che hai fatto. Dai, poverina, mi ha fatto pena. Ogni volta che usciremo, terrò Rococò al guinzaglio. Mi ha fatto super pena, poverina. Non ce l'ho fatta ad essere un serpeverde fino alla fine. Cappello con pelo di snaso. Un cappello con pelo di snaso ottenuto trovando lo snaso rococò nel covo di Henrietta. Mi piace pensare che il pelo di snaso sia proprio quello di rococò. Dai, famo sta cazzo di missione. Al suono delle campane. L'oggetto prezioso nel covo di Henrietta era una mappa musicale. Devo seguirla e scoprire a cosa conduce. Usa la mappa musicale per trovare il tesoro. Quindi, io mi devo ricordare che ogni volta che finisco una missione in qualche dungeon, devo controllare che non partano altre missioni, perché le devo prendere, sennò va a finire che me le perdo. Minchia che... roba problematica. Allora, immagino che non me lo segni sulla mappa dove devo andare, vero? Oh, per carità. Per carità, non sia mai. Allora, al suono delle campane. Io la cerco, che me frega. Che me ne sbatte. Al suono delle campane. Vedo che non sono l'unico ad averlo cercato, tra l'altro. Hogwarts Legacy. No, no, la gazzetta col cazzo che la apro. Ma la gazzetta dello sport si mette... anzi, la gazzetta in generale si mette a fare le robe sui videogiochi. Allora. Allora. Per chi non se lo ricorda, e non so perché dovrei ricordarmelo, Henrietta si trova quasi nel punto più a sud della mappa di gioco, nella zona chiamata Capo del Maniero. Basta recarvi tra le rovine situate sulla punta sud della lingua di terra di questa zona. La mappa mostra un punto preciso della regione adiacente e una sequenza musicale da suonare con delle campane. Queste ultime le troverete nella costa di Klangmar, alla destra del covo di Henrietta. Quindi prima di tutto dobbiamo arrivare al covo di Henrietta. Se no, non risolviamo niente. Partiamo da quello. Allora, nel punto più a sud... ah, costa di Klangmar, quindi è da ste parti. Castello di Klangmar è una di queste zone qui. Forse qua addirittura. Buona cena, Simo. Ti aspettiamo. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Arrivederci, grazie, mi scusi, perdoni il disturbo sempre, però non è colpa mia, glielo giuro. Nemico famigerato, addirittura. Boh, dovrebbe essere a ste parti. Io non ho capito. Vorrei andare precisamente nel luogo giusto. (Clears throat)
Al centro della grossa penisola troverete il castello di Klangmar, che è questo. E su una finestra diroccata potrete vedere anche le campane. Ah, quindi devo andare al castello. Ok. Voleva tanto a dirlo. Andiamo a fare un viaggetto? Cosa hai in serbo per me questa volta? Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Questo deve essere il castello in cui si sono rifugiati quel Sylvanus Selwyn e la sua banda di ladri. Ah. Se riuscissi a eliminare lui, la sua banda finirebbe per disperdersi. Allora, ci dovrebbe essere una finestra diroccata con le campane. Vediamo se riusciamo a vederla. Ormai il gioco va a scatti, io non so veramente che dire. Veramente basito. Eccole là. Eccole là. E niente, tocca farsi il castello. Non mi dispiace per niente spennare quei mantelli gonfiati. Se il piano di Selwyn funziona, secondo te diventiamo tutti ricchi? Yes. Sentito? Un'altra avventura ti aspetta, eh? Rompi il lancio di Reducto su un assassino Ashwinder con Depulso. E là. È stato un grosso errore. Ne hai avuto abbastanza. Protetti. Hai stupefatto rubato il nostro ippogrifo. Te ne pentirai amaramente. Credi di essere imbattibile, vero? Beh, hai fatto. Sei credo più stupido. Goblin che ci hai. Taccio! Incendio! Che ne pensi del assassino? Ma sono cambiati! Poi è diventato il boy Ashwinder. Eccolo qua. Stare attento perché non posso usare le pozioni. Ah, Sylvanus, salve. Ti sconsiglio di riprovare. Ed arriva una tempesta. Descendo. Vediamo se questo è il meglio che incendio. Aia, aia. Aiuto. Selwyn. Chissà se c'è un modo per allontanare le sue guardie. Descendo. Credo proprio che ti piaccia. Protetto. Stupefatto. M'ha ammazzato. Ne avevo proprio abbastanza di te. Cazzo, se è difficile, però. Ce le dico, mi hanno beccato un sacco di volte in modo abbastanza fortuito. Però è veramente difficile. Sei... Ehi, tu, fermati! Eh.
Per esempio, se potessimo evitare questa cosa sarebbe tutto più facile. Ma perché Cristoforo Colombo il marinaio? Che cazzo è? Non mi farà arrabbiare. Perché devo prendere danno a caso? Hai commesso uno sbaglio enorme. Ho parato, io avrei parato. Non so come dirvelo, ma avrei parato. Scusa, l'ho fatto. L'ho appena fatto. Perché non me l'ha dato buono? L'ha disarmato mentre evocava un fulmine. Prego, fammi recuperare della vita, perché sennò... Dio, quanto scatta, è una roba imbarazzante. Beh, ragazzi, tanto ho recuperato tutto. Per evitare un soldato Ashwinder per interrompere il suo lancio di expulso. Quelli di Rookwood non si arrendono facilmente. Redutto! Expulso! Levioso! Non era lui che ha fatto expulso, non c'è fretta. È in arrivo. Dirmi dove posso. Redutto. E cos'è lui? Chissà se c'è un modo per allontanare le sue guardie. Finite. Cercherei di vincere. Dal suo poter fare dei miei amici. Non lo dimenticherò. Vorrei che Rookwood fosse qui. Ok. Fa esplodere un barile rosso con bombarda. Dove cazzo sono i barili rossi? Questo sembra il punto che ho segnato sulla mappa. Almeno mi posso curare. Ne hai avuto, credo proprio che ti piacerà. Protetto! Raga, io non vedo barili rossi. Revelio! Bombardo! Ed è solo l'inizio! Expulso! Protetto! Stupidito! Ti famo che t'ammazzo perché mi hai rotto i coglioni. Expulso! Stupidito! Ripeto! Ne hai avuto due! Ma Dio benedetto! Guarda, impazzisco, eh! Dove cazzo è Expelliarmus? Non puoi vincere contro di me. Stupidito! Stai solo rimanendo. No, no. Stupidito! Vabbè. Attaccatemi un altro. Meno male che non attaccavano tutti insieme. Ormai non fa manco più Stupeficium. Stupeficium. Credi di essere in...
questo il meglio. Dove è andato? Dove è andato? Così cercherei riparo. Espediamoci. Togli la bacchetta e assaggerai la mia ira. Stupidi. Cazzo è rotto. Addio, Cedric. Devo tornare da Madame Olivia a Craggy Cross per riscuotere. Stupidito! Che cazzo sei? Vattene a fanculo pure tu. Dov'è? Ce n'è un altro. Stupidito! Leviosa! Expelliarmus! Che cazzo? Descendo! Levioso! Confringo! Non puoi resistere! E non devo dividere questa vittoria con nessuno. È stato fastidioso, eh. È stato veramente fastidioso. Mi frego un cazzo. Io non dovevo neanche essere qui. Fammi fare la cosa delle campane e me ne vado. Dov'è che stanno? Io sto faticando a giocare. Mi sa che mo esco e rientro perché lagga veramente troppo. Cioè, è proprio fastidioso. Lo manda in volo perché io non mi ricordo. Eccole qua. Allora. Vediamo un po' le campane che ci dicono. Ho sbagliato tasto. Allora, ok. Quindi devo suonare. Sì, vabbè, però serve una foto perché sennò non capisco un cazzo. Come faccio? Aiutatemi, vi prego. Devo suonare la lì in mezzo. Quindi la seconda. La quinta. Se ci siete, potete scrivere i numeri che vi dico, per favore, gentilmente. Mi fareste un grande favore. No, guarda, scrivimi i numeri in sequenza. Allora, 2, 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 8 e 6. E dovremmo esserci. Grazie mille. Super gentile, Mimi. Allora, 2, 5, 7, 6, 5, 9, 8, 6. Carina questa cosa. Ha funzionato. Ma bellissimo. Revelio. E guarda, un tesoro. Che carino. No, è stato bellissimo. Sono troppo contento di averlo fatto.
Tan 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 tan. Troppo bello. È stata una rottura di cazzo incredibile ammazzare quello, ma ne è valsa la pena. Totalmente. Assimilazione dell'evasione. Riuscire ad evadere un attacco imparabile con schiva contribuisce all'indicatore magia antica. È buono. Devo iniziare a usarla un po' di più la magia antica, perché effettivamente non la uso mai. Sylvanus Selwyn. Nato in un ambiente privilegiato, ma non abbastanza presto da poterne ereditare i vantaggi, Sylvanus Selwyn era noto per il suo tenore di vita costoso e stravagante. Si diceva che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di distruggere il buon nome della sua distinta famiglia. Fu lui, inoltre, ad aprire le porte di personaggi influenti per Rookwood. E poi abbiamo sbloccato un costume. Cappotto del cercatore di tesori. Un cappotto per l'avventuriero consumato, ottenuto seguendo una mappa fino al tesoro segreto. Allora, noi dobbiamo assolutamente andare a vendere le cose prima di fare qualunque altra roba. Quindi continuiamo a seguire la cazzo di missione che stavo seguendo prima, magari. Poi qua ci torniamo e lutto tutto. Adesso non c'ho proprio testa. Ma io stavo... Che cazzo... Sono perplesso. Sto facendo quella, giusto? Beh. Allora. Partiamo con andare a Hogwarts. Prima di tutto. Ah, aspetta un po'. Questa è la missione che già ho? Sì, ok. Allora, Hogwarts, stanza delle necessità. Sistemato. Maschera sanguigna. Più 3 difesa. Danni dai lupardi oscuri ridotti. Figa è figa, però poi non mi si vede più la faccia, quindi tocca fa così. Poi devo andare al negozio mio, ho detto anche mio negozio, e devo vendere assolutamente la roba. Non impazzisco. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? No, divento scemo. Perché devo parlare con Pierce Pemberton? Ah, è il tipo che mi ha contattato, è vero. Annie? Meraviglioso rivederti. Ascoltami, allora. Prendo un po' di cosine. Perfetto, così ci siamo liberati gli spazi. Ciao Penny. Allora, salvo e riavvio il gioco, perché così è ingiocabile.
Meraviglioso rivederti. Mi sembra che abbia comunque dei problemi. Devo essere sincero. Ma io dico no. Ma non ho messo quella delle lune. L'uomo dietro le lune, perché mi dice di andare a parlare con Pendleton? Ah, perché è lui che devo andare. Madonna, sto impazzendo. Sto diventando scemo. Sto diventando completamente scemo. Ma il gioco continua a laggare. C'è qualcosa che non va. Lo chiedo proprio. Vado a chi lo dici, guarda, c'ho proprio voglia anch'io. Ho veramente super voglia. Oh, Mosi. Sai che cazzo sarà buggato? Allora, parla con Pierce Pemberton. Ho ricevuto posta via gufo da un certo signor Pierce Pemberton, irritato che io abbia sottratto le lune dalle statuette di Demiguys. Devo fare visita a quest'uomo a Hogsmeade. Eccolo qui. Revelio. Coglione. Chiedo scusa, signore, riguardo a quelle curiose statuette di Demiguys. Cosa? Chi sei? E perché me lo chiedi? Perché sei un coglione. Le trovo interessanti. Sono davvero ingegnose. Grazie, sono state realizzate con grande cura e maestria. Almeno credo. Quindi le ha create lei? Io... va bene, sì... Volevo solo dare a quel patetico idiota di Moon un assaggio del dolore che lui ha inflitto a me anni fa. Allora eri tu a togliere le mie statuette. Sì, me l'ha chiesto il signor Moon. Ho ricevuto il suo gufo. La carta intestata era sua. Beh, non mi sorprende che abbia chiesto aiuto a te. È troppo codardo per occuparsene da solo. Non è affatto cambiato. Anche da studente non era altro che un bulletto vigliacco. Mi diede un soprannome orribile che non intendo ripetere. È stato bello toglierselo di torno una volta terminati gli studi. Ma poi ho iniziato a vederlo di nuovo in giro per Hogsmeade. Non riuscivo a sopportarlo. Ammetto però che è stata una gran soddisfazione sapere che fosse finito a fare il custode. E poi voglio dire, il custode è un lavoro rispettabile. Fare il custode a Hogwarts è un lavoro importante. Il signor Moon fa molto per la scuola e mi ha insegnato tanto. È terrorizzato da quelle statuette. Lo so. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando è apparso quel molliccio. Impagabile! E allora che mi è venuta l'idea? Volevo che se ne andasse una volta per tutte. E così ho astutamente usato un molliccio per conoscere la sua più grande paura. Quindi ho creato le statuette di Demiguys per fargliela pagare, diciamo. Le lune erano un sottile riferimento al suo nome. Il mio piano stava funzionando. Ma poi sei arrivato tu. Tipo Scooby-Doo. Hai capito? Ti ricordi quando all'inizio del gioco vai per la prima volta a Hogsmeade e trovi il signor Moon per strada, no? Che dice, ah, quegli occhi, dovete scappare. È perché aveva visto il molliccio, ecco perché. Chiedo scusa. Il signor Moon se l'è meritata. Ma forse è tempo che voltiate entrambi pagina. Suppongo tu abbia ragione. Sei davvero terrorizzato come dici, forse avrà imparato la lezione. Parla con Gladwin Moon. Ho parlato con il signor Pemberton Hogsmeade. È un vecchio compagno di classe del signor Moon, il quale si prendeva parecchio gioco di lui ai tempi della scuola. Pemberton ha posizionato le statuette per vendicarsi del signor Moon. Devo fare rapporto.
Che storia. Allora, Hogwarts. Let's go. Signor Moon. Signor Moon, so chi c'è dietro alle statuette di Demiguys. Eravate amici ai tempi della scuola. Un suo vecchio compagno di scuola, Pierce Pemberton. Oh, avrei dovuto immaginarlo. Codini Pierce. Dubito che gli piaccia quel soprannome. Non credo gli piaccia essere chiamato così. Certo che gli piace. Aveva dei boccoli fluenti. Lo prendevamo tutti in giro. Io più degli altri. Che uomo astuto. Non lo facevo così subdolo. Devo congratularmi con lui. Ora che so che sono opera del vecchio Codini, le statuette rimanenti fanno meno paura. Se vuoi, continua a collezionarle. Io vado a fare visita al mio vecchio amico. Comunque in questo gioco è incredibile, perché anche la persona più buona alla fine si rivela comunque un infame. Cioè sono tutti infami, ognuno ha i propri motivi, ma sono tutti infami. Oh, mo pure Abraham c'ha la maschera da Osimen, le stanno provando tutte per farlo diventare forte. Mannaggia. Allora. Piume preziose. Ah no, il cazzo piume preziose. Aspetta, prima di fare piume preziose, torniamo a lootare il castello. Se no mi dimentico. Vado subito. Generale. No, veramente va a finire che mi dimentico e non lo faccio più. Bentornato, Simo. Sembra una situazione pericolosa. No, speriamo che non siano respawnati nemici, ti prego. Abbi pietà di me. Revelio. Cioè, fai il bravo veramente, eh? Cazzo. Bueno, non fatemi diventare volgare a tutti i costi. Tra l'altro ho fatto un casino con gli slot per le magie, non capisco più cosa o dove. Defulso! Revelio! Revelio. Qui c'è un cancello, eh? Ma mi devo passare da qua. Oh! Oh! Sono le campane. Revelio.
Come salisco lì? Revelio. Tutta merda. Tutto schifo, mamma. Questo gioco è progettato proprio male per quanto riguarda il loot, purtroppo. È veramente imbarazzante. Revelio. Cioè, io non ho mai visto una roba così. L'accampamento non mi piace affatto. Che sei? Di che parli? Che siamo in un castello che era pieno di nemici. Che accampamento dici? Vabbè, direi che non c'è altro qui. D'accordo con la tipa di Wired, assolutamente. Aveva ragione lei e mi sono lasciato gabbare da tutto il resto. Piume preziose. La signorina Moffett mi ha indicato la posizione di un nido per Diricol, ma Guineira appare solo di notte. Vai al nido di Diricol di notte. Ricompense, oro e aspetti. Che ci siamo. Veleno 3. Danni inferti dalla tentacola velenosa estremamente aumentati. Esplosivo 3. Danni inferti con bombarda estremamente aumentati. Le cose le dovrei fare. Che sogno vergognoso hai? Raccontacelo. Più vergognoso e più ci piace. Ma non è manco tanto distante dove dobbiamo andare. Ha un sonno vergognoso. Un sogno vergognoso. Sembrava ambiguo. Peccato. Poteva essere interessante come cosa. Poi non c'è abbastanza spazio. Ah, eccoti qui. Vai. Andiamo. Vabbè, niente sogno vergognoso, quindi. Peccato. Questo è il nido dei Diricol. La signorina Moffett, però, ha detto che Guineira appare solo di notte. Vola, vola. Colomba bianca, vola. Dobbiamo aspettare la notte? Va bene. Questo deve essere il nido di Diricol di cui parlava la signorina Moffett. Dove sarà Guineira? Non lo so, ma immagino che dobbiamo catturarla, vero? Quindi mi preparo la borsetta. Ma non qui, ho sbagliato di nuovo. Madonna, mi sbaglio sempre. La borsetta va qui. Porca di una puttana. Ok. Salva Guineira. Dopo il tramonto ho raggiunto il nido di Diricol di cui mi aveva parlato Marianne Moffett. Esplorandola adesso che è buio, dovrei riuscire a individuare il Diricol albino, Guineira. Revelio. Eccolo lì. Guarda com'è bianco. Se si levasse dal cazzo quell'altro... Ma come depulso? Levioso.
ora non mi resta che informare la signorina Moffett. Torna da Marianne Moffett. Ho salvato Guineira, il Diricol albino. Devo tornare da Marianne Moffett a Marunwim per darle la notizia. Ho salvato il Diricol albino. Sono proprio un cacciatore. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Chissà perché il testrale è così viola, non lo so. Saprei. Forse è la luce. Era la luce. Vuoi vederlo? Faccio vedere. Eccolo qui. Purtroppo te lo posso far vedere solo così, perché non posso tirarlo fuori. Non so se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. Oh, ciao! Hai trovato Guineira? Signorina Moffett, ho preso Guineira. È incredibile! È stato molto difficile? È stato impegnativo. Non è stato semplice trovarla, ma alla fine ce l'ho fatta. Lo so bene, credimi. Beh, posso riaverla ora? Dovrà pagarmi. Sì, ma prima gradirei essere pagato. Mi sembra giusto. So bene quanto debba essere stato difficile catturarla. Ha un piumaggio così fine! Oh, confezionerò i modelli più esclusivi con le sue piume! E lei farà una vita da gran signora, ovviamente. Ah. Ti ringrazio tanto per avermi riportato Guineira. La terrò al sicuro e userò le sue piume senza esagerare. Ma lei è tipo Crudelia Demon, però dei Diricol. Lo immagino che te la saresti. Ma senti, io già so che ti terrai tutti gli animali che catturerai. Che catturerai per missioni o in generale da sola. In giro. Completo disinvolto mondano. Un completo per i cercatori di piume più eleganti, ottenuto trovando il Diricol albino a Marunwim e consegnando il suo piumaggio a Marianne Moffett. Figurati. Allora. Tutto è bene ciò che finisce in gloria. Una tasso rosso nell'ala di astronomia sembra irritata per qualche motivo. Forse posso aiutarla. Parla con la tasso rosso nell'ala di astronomia. Ricompense, magiformule ed evocazione. Molto figo il completo, sì. Alla fine sono un po' Pokémon, eh. Sì. Cioè, il concetto è quasi lo stesso. Devo dire che il gioco non ti invoglia tantissimo a catturare le varie specie, perché poi nella stanza delle necessità non è molto spazio per tenerli. Adesso non mi va di farvelo vedere. Ci sono diversi ambienti, però poi in ogni ambiente puoi mettere solo 4 specie per volta. Per il momento ne ho 3, quindi si possono mettere 12 specie. Io adesso non so precisamente quante specie in totale ci siano. Allora. Dove devo andare precisamente? Che cazzo è? Ma questo non c'entra niente. Eccolo qua. Nell'ala di astronomia. Non so bene dove sia. Vabbè. Vado qui. Purtroppo non puoi fare un ambiente unico con tutti gli animaletti, però te la puoi gestire con tanti animaletti di 4 specie diverse. Sono, mi pare, se non sbaglio, dovrebbero essere tipo 12 posti per 4 specie in totale in ogni ambiente. Quindi puoi mettere tipo 3 esemplari di ogni specie.
una roba simile. Revelio! Stanno litigando quelli. Non si fa fudelli ovunque. Snasi fa fudelli ovunque. Ah, è lei? Chiedo scusa, va tutto bene? No, per niente. Mancavano solo due campane, ma quella lì ha dovuto rovinare tutto. Temo di non seguirti. Chi ha rovinato cosa? E che campane? Il professor Black ha ordinato al signor Moon di tirar giù le campane della torre campanaria. Gli fanno venire l'emicrania. Quelle campane fanno parte di Hogwarts. Non potevo permetterlo, così ho chiesto alla mia amica Adelaide di aiutarmi a rimetterle a posto. Siamo sempre state un duo. Adelaide ed Evangeline, Addie e Ivy. Comunque, stava filando tutto liscio, finché Black non ha iniziato a fare domande e lei si è sentita a disagio per la nostra infrazione. Così ora sono bloccata. Non so dove mettere le campane rimanenti. Ma siete delle criminali, non si può fare questa cosa. Black ha davvero tolto le campane per un'emicrania? Togliere delle campane per un'emicrania. Un provvedimento alquanto strano, perfino per Black. Concordo. Probabilmente anche perché interrompevano i suoi frequenti sonnellini. Non fa altro nel suo ufficio. E poi ho saputo che... sai mantenere un segreto. Certo. Ho saputo da Alice, che l'ha sentito da Holly, al quale l'ha detto Eugenia, che le campane gli ricordano il giorno delle sue nozze. Ogni ora al rintocco inizia a sudare freddo. Però acqua in bocca. Vabbè. Perché non le rimetti a posto da sola? Se mancano solo due campane, non può essere tanto complicato capire dove vanno. Non lo sarà per te, forse. Io sono del tutto priva di orecchio. Mia mamma dice che sono stonata... beh, come una campana. Bah! Sarebbe Joke. Inutile rimetterle a posto se non suonano come prima. Ne va della fedeltà storica. Ma okay, che cazzi? Perché sono così importanti queste campane? È così importante che le campane tornino al loro posto? È così importante! Fanno parte della storia della scuola. Probabilmente quelle campane avvisavano Merlino quando era in ritardo per gli incantesimi o chiamavano Ignazia Wildsmith a tavola. Non possiamo giocare con la storia. Dobbiamo essere i suoi custodi. Potrei aiutarti io con le campane. Potrei aiutarti io a rimettere a posto le campane. Davvero? Sarebbe meraviglioso. Sono nella torre campanaria, sopra la sala della musica. Sicuramente sei più di aiuto di Adelaide. Immagino che le campane si trovino all'interno della torre campanaria. Vai alla sala della musica. Evangeline mi ha detto che le campane da rimettere a posto si trovano nella torre campanaria, sopra la sala della musica. È lì che devo dirigermi. D'accordo. Revelio! Ma questo specchio, io direi che va risolto l'enigma. Lumos. Ah, questo è quello che avevi trovato tu l'altra volta con la sfinge. O non l'avevi trovata? La sfinge e la vetrata. Quando stanno? Revelio!
Vediamo un po' se attraverso le pareti riusciamo a vederla, la falena. Perché lì su non mi pare ci sia e non credo che sia nella... Non credo che sia nella sala... Nella sala della musica. Revelio! Così attraverso le pareti non mi pare di vederla. Non ho molta voglia di esplorare adesso. Revelio! Ah, le campane saranno di sopra. Eccole lì. Come salgo? Qua. Allo, Mora. Revelio! Questa è una delle campane? Devo metterla su. Accio! Wingardium Leviosa! Ah, trovate! Dovrò portarle lassù in qualche modo. Forse con Wingardium Leviosa... ma io come faccio a capire che cosa manca? Che cazzo? Ma è caduta? Pensavo si agganciasse. Ma porca di una vaccaccia ladra. A parte che ne manca più di una, scusami. Ne mancano due di campane. Una è quella e l'altra. Taccio! Wingardium Leviosa! E metti le campane mancanti al loro posto. Troppo, troppo. Una è sistemata, manca l'altra. Avevo semplicemente sbagliato. Revelio. Oh, dobbiamo trovare l'altra campana. Sarà su. Revelio. Andiamo.
Revelio! Oh, e io sta campana mica la trovo, però. Quella che va lì. Mica ho capito dove sta. All'interno della torre. A meno che non abbia a che fare con... Revelio! Con quella rana che stava sopra. Che stava in cima alla torre. È l'unica cosa che riesco a pensare in questo momento. Altrimenti io non vedo campane in giro. Beh, l'unica è questa. Entra. Revelio. Mi ha fatto finire in un'altra torre? Era un passaggio. Non c'è più la porta. Però non ho risolto il mio problema. Allora, la campana mancante chiaramente non è qui. Ma oggi che cazzo succede? Cioè, oh, oggi riesco a... sono riuscito a bloccarmi due volte. Questo è l'effetto live, non ha senso. Due volte completamente a caso. Revelio. A me pare strano di dovermi allontanare così tanto. Mi sembra un po' assurdo, sinceramente. L'emozione della live, Simo. Dice che è quella. Non so, mi fa un po' incazzare questa cosa. Perché non ha senso che non la trovi. Non ha veramente senso. Però mi dice che le due campane sono in questa torre. Pare che manchino due campane. Devo cercarle all'interno della torre. Ma la torre è questa e le campane non ci sono. Santo Dio. Non ci sono. O sono cieco e ce l'ho tipo davanti ma non riesco a vederla. Io non la vedo. Mortacci sua, ma è sempre stata lì. Accio! Wingardium Leviosa. Vabbè, facciamo finta di sì. Non è stato...
stato troppo impegnativo. Evangeline ne sarà contenta, anche se non lo sarà Black. Ritorna da Evangeline. Ho individuato le campane mancanti all'interno della torre e le ho rimesse al loro posto, preservando parte della storia di Hogwarts. Devo informare Evangeline. Io non so che dire, Simo. Boh. Cioè, mi turba il fatto che ci siamo passati 6.000 volte e non me l'ha mai messo in evidenza. Non l'ho mai vista. Quindi vabbè. Stesso discorso di prima, l'importante è averlo risolto, anche se mi girano le balle. Revelio. No, ma non ti preoccupare, Mimi. Guarda in Faustus che... La reputazione di Duncan dipende se ne va in giro con la bacchetta. Ma che cazzo è Duncan? Ma la finisci? Questa storia. Le campane sono di nuovo al loro posto. Sei un vanto per questa scuola. Non vedo l'ora di ascoltarle. E che le ascolti il preside. Quanto vorrei poter vedere la sua espressione. Forse le generazioni future non apprezzeranno appieno ciò che hai fatto. Ma io sì. E spero che lo faccia anche tu. Non hai idea di quanto questo significhi per me e per Hogwarts. Spero tanto, guarda, con quello che mi è costato, con la fatica e il tempo. Spero che conti veramente tanto per te e per Hogwarts. Corno di Erumpent. Un corno di Erumpent montato a parete. Si tratta di un animale classificato come XXXX dal Ministero della Magia. Solitamente, queste corna sono piene di un liquido esplosivo e molto preziose per le loro proprietà magiche. Prossima mission. Questa, tra l'altro, era pure di livello troppo alto per farla, quindi l'ho fatta pure troppo presto. Bracconiere a domicilio. Devo parlare con Poppy e capire perché se n'è andata improvvisamente dopo che abbiamo restituito l'uovo al drago. Parla con Poppy. Che sta qua al castello, Poppy, per caso? Sì. No. Sta che è fuori. Non è ben chiaro in realtà. Credo sia fuori, ma non troppo fuori. Per arrivarci, sì, mi conviene passare da qua. Al cortile degli animali. Purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione. Oggi ho fatto pochissimo. Veramente pochissimo. Sono... Per fortuna stai bene. Totalmente in imbarazzo per questa cosa. Ho veramente fatto poco rispetto a quello che avrei potuto fare. Sta abbastanza al cazzo.
Però vabbè, è andata così. Purtroppo ci sono anche quei giorni lì. Allora, se vi interessa, vi faccio vedere un attimo prima di chiudere le altre schermate che ho creato, gli altri layout. Vabbè, quello di inizio live no, perché tanto lo vedrete alla prossima inizio live. Vi faccio vedere quella di intermezzo e quella di chiusura. Tra l'altro, ditemi se si sente, perché in teoria adesso quando cambio scena, quando cambio la scena in questione, dovrebbe esserci un suono. Ok? Con la la transizione, sì. Pronti? Perché io non l'ho sentita, essendo da PlayStation. Però si dovrebbe essere sentito. Ottimo, ottimo. E niente, questa è la schermata di Intermission, quella in cui si chiacchiera sostanzialmente. E, tra l'altro, mi piace un sacco perché è tutto animato. Tutto animato. Tipo elettricità, il suono? Non lo so. No, non proprio in realtà. Però se, l'importante è che si sia sentito. Tanto mo si risente in teoria quando metto la di chiusura. Forse perché poi parte la musica, quindi non lo so. Molto coatta. Ti ricordo che prima le cose, i layout che avevo erano niente. Quindi direi che questo va bene. Ma sarà tipo elettricità allora. Amici, grazie mille per avermi fatto compagnia. Grazie Mimi, grazie Simu. E niente, ci si becca alla prossima. Fate i bravi, passate una buona serata. Ciao belli. Buonanotte. Buonanotte.